Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Quest'oggi, come avete potuto leggere qua in alto, sarà una puntata speciale. Parleremo di un gioco, nello specifico di Mirror's Edge. Ma prima, devo dire un paio di cose. In questi giorni ho effettuato un paio di collaborazioni. La prima è con un ragazzo di nome Luca, troverete il canale in descrizione e il video apparirà qui. Lui è un ragazzo veramente bravo, mi ha fatto un'intervista, abbiamo fatto questa intervista assieme, è risultata piuttosto piacevole, devo dire, mi ha fatto 16 domande, tra l'altro io non sapevo prima la scaletta, quindi le risposte sono state abbastanza dirette, immediate, tutto in presa diretta e vi consiglio di andare a vedere il video perché merita veramente. Iscrivetevi al suo canale, commentate, mettete pollice in su e dite che vi mando io. La seconda collaborazione l'ho fatta con Metal Gear Solid Brian, che ringrazio per l'opportunità. Abbiamo fatto un dual commentary riguardante una demo di un gioco in uscita il mese prossimo. Anche qui è stata una cosa abbastanza interessante perché non mi era mai capitato di fare un dual commentary. Il video apparirà da questo lato. Anche lì andate, dite che vi mando io, commentate, polliciate e iscrivetevi al suo canale. E ditemi magari qua sotto cosa ne pensate di queste due collaborazioni che ho fatto. Quindi vedete prima questi due video, poi tornate qua a vedere il seguito, ovvero l'argomento del mio video specifico. Bene, dopo questa piccola premessa, parliamo del vero argomento del video, ovvero Mirror's Edge. Mirror's Edge, questo gioco poco conosciuto, o meglio, conosciuto come gioco che fa schifo semplicemente, no? Perché ha delle meccaniche particolari, perché si proponeva come qualcosa di nuovo. Bene, presa questa ipotesi di partenza, ovvero che Mirror's Edge non è piaciuto in linea di massima e che purtroppo il suo seguito è stato cancellato per mancanza di vendite, e ricordo inoltre che questo gioco, pur di vendere, è stato regalato in bundle a chi comprava le Play 3, le ultime, le Slim, da tante copie che gli erano rimaste lì in magazzino. Questo fa un po' capire come questo gioco non sia piaciuto in linea di massima. Io smonterò completamente questa ipotesi, nel senso che il gioco è brutto, e anzi vi farò capire come, secondo me, ma non solo secondo me, questo gioco sia uno dei baluardi di questa generazione, secondo me, nel senso che è un prodotto unico, innovativo, bello, ben realizzato e, come tanti altri giochi, sottovalutato. Cominciamo subito. Non starò qui a dire, a fare una classica recensione. Dirò i punti di forza del gioco che lo rendono unico, un'esperienza unica e veramente eccezionale. Sono quattro fondamentalmente i punti di forza di questo gioco. Un gameplay unico. Il gameplay di questo gioco è caratterizzato infatti da una visuale in prima persona e la nostra protagonista, Fate, che vediamo in copertina, tra l'altro doppiata da Asia Argento, notare che il gioco ce lo ricorda pure, doppiaggio che ha fatto discutere, personalmente poteva anche starci, con quella protagonista ci stava un doppiaggio del genere. Il gameplay è caratterizzato, come dicevo, da una visuale in prima persona e dal fatto che la nostra protagonista possa muoversi attraverso i tetti degli edifici con mosse da parkour, quindi salti esagerati, arrampicate su scale, arrampicarsi sui cornicioni, fare salti all'indietro e il tutto in modo molto veloce. Di conseguenza, prendendoci un po' la mano, si riusciranno a eseguire questi movimenti talmente velocemente da sfuggire alle guardie e riuscire a fare delle cose impensabili, dei salti, delle lunghezze siderali con atterraggio in capriola. Un gameplay veramente mi ha lasciato basito. Cioè, io ero lì, giocavo, non dicevo, cioè, wow, magnifico, bellissimo, innovativo, bello, coreografico, divertente una volta che ci si è preso la mano. Poi è vero, in certi punti, in certi schemi diventa abbastanza difficile uscirne, magari in luoghi chiusi abbastanza stretti, bisogna farsi sponda più volte, travare pareti per arrivare in cima, eccetera. Però tutto sommato il gameplay è veramente bello, è veramente ti prende, ti cala proprio in questa vicenda in maniera perfetta, secondo me. Una seconda caratteristica
ottima di questo gioco è un'atmosfera ricreata in modo molto particolare. C'è questa città che dovrebbe essere utopica, dove tutti rispettano la legge, dove tutto va bene, ma che in realtà è lo specchio di una società che ha tagliato completamente la libertà individuale. E a livello proprio visivo, cromatico, questa cosa si vede, nel senso che la città è completamente bianca. Tutti gli edifici esternamente e anche internamente sono o grigi o bianchi. E gli unici colori che si differenziano sono colori caldi come l'azzurro, l'arancione, il rosso e qualche tonalità di verde. Cioè tutto il gioco si basa su il bianco e questi colori caldi. Ed è veramente un mix cromatico ben fatto, perfetto, ti cala in questa città, in questa atmosfera che dovrebbe essere idilliaca, ma che in realtà è marcia alla base, no? E non, è difficile spiegare che emozioni ti dà, ma mentre giochi, veramente è curioso come cosa, proprio un cromatismo che contribuisce a far capire meglio il gioco, l'atmosfera generale, e che crea soprattutto qualcosa di unico. C'è questa luminosità fortissima negli esterni e anche negli interni, non sempre, però è veramente ben realizzata secondo me. Io sono rimasto veramente basito le prime volte che l'ho giocato. È veramente un ottimo titolo. Il terzo elemento che ci ricorda che questo è un gioco sottovalutato e che tutti dovrebbero giocare è una colonna sonora ben studiata che si amalgama bene con le situazioni. Sono brani quasi tutti elettronici, a volte frenetici, magari nei momenti in cui siamo inseguiti dalla polizia, eccetera. A volte più calmi, magari nei momenti in cui stiamo cercando di capire come uscire da questo schema. Una colonna sonora studiata a regola d'arte per il gioco e che secondo me è perfetta. Raramente ho trovato una colonna sonora che così ben si va ad amalgamare col contesto e con la situazione proprio del gioco. Quindi un applauso a Electronic Arts e a DICE che hanno fatto un prodotto veramente strepitoso. L'ultimo punto di questo mio sviluppo, di questa mia tesi, ovvero il ribaltamento dell'opinione comune che Mirror's Edge faccia schifo, è il fatto della totale immersività nella quale è messo il videogiocatore. Cioè, diciamo che il giocatore è immerso completamente nella vicenda. Sarà la visuale in prima persona, sarà il fatto che la trama coinvolgerà nostra sorella e quindi ci sarà tutto un ingarbugliamento politico, eccetera, in questa città nel quale noi dovremo cercare di trovare i colpevoli e quant'altro. Sarà questo cromatismo particolare, sarà il fatto che siamo disarmati, che quindi siamo più vulnerabili. Insomma, sarà tutto questo, fatto sta che il coinvolgimento del giocatore è qualcosa di pazzesco, secondo me. Quasi mai visto in un videogioco, secondo me. È veramente una cosa eccezionale. Questo gioco è stato sottovalutato da tutti. Qualcuno, mi ricordo, lo schifava dicendo: sì, ho preso la Play 3, come giochi in omaggio davano, ma sì, quello lì, Mirror's Edge, l'ho preso, ma non lo giocherò neanche, lo lascio lì o lo rivendo subito. Cioè, perché, cavolo? È strepitoso questo gioco, considerato che è uscito nel 2008 anche. Sì, l'ho dovuto leggere dietro, non me lo ricordavo. Cioè, il reparto tecnico è ottimo, è tutto veramente ottimo. Io non riesco a capire cos'ha che non va questo gioco. È innovativo, è nuovo, è unico, è strepitoso, è fatto bene. Se non l'avete mai giocato, prendetelo, si trova a meno di 10 euro adesso, ve lo regalano praticamente, e secondo me è un piccolo capolavoro questo gioco. Questo è un vero piccolo capolavoro, si trova ovunque, io l'ho visto da Medivore, da GameStop, sui 10 euro, eccezionale. Cioè, se il valore di un gioco si vedesse in base a quanto costa, questo gioco dovrebbe costare 100 euro, secondo me. Ma dato che il valore non si vede in base al prezzo, ora ve lo tirano dietro per il semplice fatto che non ha venduto. Mi dispiace inoltre il fatto che il seguito, Mirror's Edge 2, sia stato cancellato da Electronic Arts. Peccato, peccato, questo dimostra come le buone idee, se non vendono,
le buone idee non piacciono alla gente, perché pensare a un qualcosa di nuovo è troppa fatica, no? E di conseguenza la gente compra le solite cose, e quindi le buone idee purtroppo finiscono nel bidone. Poi lo recupero, fin per carità. Purtroppo è così, le buone idee finiscono sempre e purtroppo nel bidone, perché le persone non sono in grado di apprezzarle, forse perché hanno troppi altri giochi da giocare, o semplicemente perché l'amico gli ha detto che il tal gioco fa schifo, o semplicemente perché di fronte a qualcosa di nuovo non ci si vuole mettere un minimo di impegno a cercare di, per una volta, capire un videogioco ed entrarci dentro, perché certi videogiochi sono più di una semplice esperienza ludica con un joystick in mano. Detto questo vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, commentate, ditemi cosa ne pensate di Mirror's Edge, se l'avete giocato, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Cerchiamo di instaurare un dialogo corretto, di non scadere in facili volgarità come purtroppo è successo a volte nei miei video. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.